Allora, ok, dovremmo quasi esserci. Eccolo là. Perfetto, adesso mi dà che sono, mi dà la live su. Ottimo, così al telefono mi guardo la chat. Boh, il volume c'è. Prova, prova. 1, 2, 3, prova, prova. Sì, c'è. È arrivato FRR Gaming. Ciao FRR. Allora, disattivo il volume del cellulare, se no fa ritorno nel microfono. Allora, ci siamo quasi, tra un attimo togliamo anzi, aspetta che intanto condivido che siamo in live. Tra un attimo toglieremo la password. Altra domenica in compagnia degli Agricolarum. Ora condivido sui vari gruppi Facebook l'indirizzo della live, così se volete entrare tra 5 minuti togliamo la password. Intanto vi faccio vedere che non sono da solo, abbiamo già iniziato a fare i primi lavoretti, abbiamo preso due missioni, una piuttosto impegnativa qui al campo 12, semina di patate, vedete Matto 88. Ciao a tutti ragazzi! Eccolo qua con la semina di patate, con il Valtra e la seminatrice per patate che ci ha prestato quello della missione. Vi faccio vedere, eccola qua, semina di patate, già al 13%, ottimo. Dovremo andare a incassare circa 51.000 euro. E abbiamo preso anche da Karen Diaz, proprietaria del campo 8, una missione di semina di frumento. Con sempre i suoi mezzi in prestito, ci ha prestato una gran bella seminatrice, bella grande, larga, e abbiamo messo qui in semina, eccolo lì in fondo, il nostro amico Pif, eccolo qua. Ciao a tutti, benvenuti. Vedete che ha il fend cingolato con la seminatrice, quella mega da, non so, saranno 20 metri, non so, Sì, circa. circa. Mi fa Quindi fatica anche tirarla. abbiamo già iniziato un attimino con due missioni, poi avremo da lavorare un po' sui nostri campi. Abbiamo dei campi da raccogliere, vi faccio vedere. Allora, abbiamo il nostro campo 17 che è da raccogliere, mentre il campo 15 e 16 sono pieni di erbacce, quindi sarà da passare con l'erbicida.
e sperando di averne erbicida, ma in teoria sì. Io finisco, boh, condivido ancora qua e basta. Perfetto. Allora mi rimetto in live da controllare la chat. Vediamo chi c'è, chi è arrivato. Allora è arrivato. FRR dice puoi chiamarmi Lorenzo. Ok, Lorenzo, benvenuto. Poi c'è Busco82, Giovanni Gentile. The Gamer 96, Lorenzo chiede se si può entrare. Sì, guarda, elimino la password un attimo. Allora, dov'è? Da qua, no, qua, impostazione server, elimina password, cambia, salva. Ok. La password è stata eliminata, dovreste riuscire ad entrare. Vi ricordo ci sono solo tre mod, c'è la Speed Player, la Player Action Camera e la More Mission Allowed, quella per avere più missioni contemporaneamente. Ah, sempre Lorenzo chiede come si chiama il server, ecco che intanto arriva la prima sincro, arriva Manuel. E il server è in International 2 e si chiama Agricolarum. Abbiamo 12 posti, quindi. Poi c'è Mauro Rosso. Ciao ragazzi, buona live. Vi seguo con le cuffie come al solito. Ottimo. Poi c'è Matthew 86, Bulldozer. Ciao Matthew. Ciao Alessandro casa. 110. Ciao, sono arrivato tardi, scusate, mi dispiace, ma abbiamo appena iniziato, Alessandro, quindi non ci sono problemi. Poi c'è Gianluca Pisanu. Mi potresti spostare nella vostra sala Discord? La stanza Discord è riservata solo a chi c'è in partita. Poi Roberto De Cantris, saluta a tutti, Manuel Ciao. Forlani, Gazza, buongiorno a tutti, o quasi. Matthew, c'è Frank, ho visto che chiedeva se poteva entrare. No, per il momento io non l'ho visto e non l'ho sentito. Sto per entrare Gianluca Pisanu. Bene, quando entri, come settimana scorsa, quando entri noi ti tiriamo, nella stanza Discord. Anzi, fammi aprire Discord, fammi vedere se... no, non c'è Manuel che aveva detto. Manuel Forlani per Discord. Sì, aspetta che condivido nella chat, sperando di non fare il casino Quello della volta giusto. scorsa, Quello giusto. Agricolarum, che ho condiviso il link di un altro server. Allora, invita copia e lo mettiamo nella live qui incolla. E invia. Dovrebbe essere il link giusto questo. Beh, agli amici ex Agricolarum, quindi Gazza e Matthew, se volete passare in Discord a fare un saluto, siete i benvenuti. Se volete anche entrare in partita, lo sapete, è aperta a tutti la partita, quindi siete sempre i benvenuti. Emanuel, se ti, clicchi sul link di Discord, dovrebbe essere quello giusto, spero, spero. Fammi vedere. Se cliccandoci sopra dove mi manda Discord, esatto, è il Discord degli Agricolarum. Ottimo. Basta che accetti l'invito e entri nella stanza attesa live. Verrai buttato nella stanza benvenuto, penso, e dopo entri nella stanza attesa live e quando ci sei. Ci penso io a tirarti nella stanza live perché servono i permessi per entrare nella stanza live per un controllo, insomma. Andrai, ne mi compri i semi per favore? Hai già finito i semi? Sì. Mi ci costa una caterva di semi, mi sa quella. Ah,
Allora, vediamo, ne compriamo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tanto sono 10. Sì, Allora, spero che bastano. speriamo che bastino. Allora, aspetta, volevo andare a vedere i campi da passare l'erbicida, come siamo messi, se servono le gomme strette. Allora, aspetta, sono quelli lassù. Allora, vengo da lì, bello è quello. Ma secondo me sono ancora al primo stadio di crescita. Però è meglio non rischiare. Quindi prendiamo il fend, gli attacchiamo lo zainetto che dovrebbe esserci da qualche parte. Non qui, che dopo c'è di Manuel e lasciamo andare Manuel a dare l'erbicida. Eccolo qua, c'è qua l'Ardi. Dobbiamo staccare il peso, perché ho staccato il peso. No, perché ho attaccato. Questo è il sarchiatore, però ho paura che col sarchiatore facciamo danni. È meglio dare l'erbicida. Ok, abbiamo dentro fertilizzante liquido che lo scarichiamo qui in farm. Ok, questo è fertilizzante liquido, sto correndo troppo. Ok, questo è erbicida, ottimo. Allora, andiamo qua. Carichiamo. Manuel chiede se riesce a vederlo in Discord. Adesso guardo. Mi sono perso alcune. Allora, Discord. No, non lo vedo. Non lo vedo. Mi riguardo un attimo le chat. Allora, Matthew. Abbiamo fatto live fino a 10 minuti fa. Grazie per l'invito, ma adesso stacco. Ho visto che eravate in live su Twitch. Ciao a tutti da Omar Boschero. Quando passi a salutarci te invece ogni tanto montagnaro di un Chantalin. Lo so, cioè, ti ho detto, ho visto che eravate in live su Twitch, solo che ero a passeggio con la mia signora, dopo volevo venire qua ad aprire la live sul nostro canale, quindi non sono riuscito a passare. Allora, Alessandro, una domanda. Fiat o Same? Bah, sì, Fiat, Same è uguale. Ecco Gianluca Pisano. Eccolo qua. Allora, prendiamolo qua. Eccolo qua. Eccoti qua in Discord con noi. Manuel appena. Beh, se vuoi intanto, Gianluca, lo vuoi prendere? Guarda, c'è qua il favorite, il 511. Ecco che arriva un altro sincro. Aspetta un attimo. Ma mi sentite bene o troppo alto? No, no, va bene, va bene. Bene, bene. Allora, Lorenzo l'agricoltore. Arriva anche Lorenzo. Ma anche se siamo in molti, lagghiamo molto. E più siamo, più lagghiamo. Dipende da quello che ha la connessione più scarsa. Dipende tutto da lui. Forla 85 sarà Manuel. In teoria questo è Manuel. Lo tiriamo giù. Manuel, ci sei? Sì. Eccoti là, perfetto. Non posso, sto facendo 40. E poi Lorenzo l'agricoltore, che se mi scrive un attimo qua sulla chat del gioco come si chiama in Discord, se è lui che c'è su in attesa live, lo tiro giù. Allora, qualcuno che prenda qui il favorite con l'erbicida, cioè da andare a passare Lo prendo io. l'erbicida ai campi 15-16.
Poi qualcuno che prenda una trebbia, una delle nostre trebbie, e va al campo 17 a raccogliere la soia. E dopo vediamo chi rimane. Lorenzo. Dove devo passare il favorito? Ai campi 15 e 16, che hanno Ok. le erbacce. Cantalì, mi Allora, senti? sì. Sì, il campo 17, la soia. Campo 17, vai. E Ok. Lorenzo, non so se quello che c'è su nella stanza attesa live sei te, però non si chiama Lorenzo, quindi non so se sei te dimmelo che ti tiro giù. Ah sì, me l'ha scritto su, ah, me l'ha scritto nella chat di YouTube, pensavo nella chat qui. Ok, sono io quello in attesa, perfetto, allora ti tiro giù, così siamo qua tutti assieme. Eccoti qua, benvenuto. Benvenuto. Salve. Allora, Lorenzo, se vuoi prenderti un trattore con un rimorchietto e andare su al campo 17 per quando ha finito di per seguire la trebbia con Manuel, guarda, se vuoi c'è qua questo qua ad attaccarti, scegliti un trattore, ci sono lì, c'è lì o il New Holland o lo Steyr o il Fiat 1300, guarda te. Io invece vado a vedere cosa posso fertilizzare. Ma se, penso che si possano fertilizzare i campi 15 e 16. Allora il 1300 lo prendo io con la semina, con la trattore. Lo zainetto. Ok, un po' di fertilizzante ce l'abbiamo. E andiamo. Sentite? Sì. Sì. Ok. Perfetto. Ci sta un coso, un John Deere qua dove c'è il negozio di animali. Abbiamo un John Deere? Non lo A sapevo. che campo? Da chi devo andare? Mi sono già dimenticato. Aspetta, tu sei Lorenzo? Sì, Allora vai su sì. al campo 17 che sta andando su Manuel con la trebbia. Ok. Guarda, è qua davanti perché mi sa che aveva sbagliato strada e è tornato giù. Campo Sì, visto che ha 17. giocato tanto con la rete un po'. Guarda, segui me che tanto vado a fertilizzare i campi lì a fianco, lì vicini. Se non ricordo male, c'è la Senta, strada guarda pure che. a me, vicino a me. C'è un sentiero, più che una stradina, aspetta, eccola lì. Wow, super veloce il 1300, Oh, 25 ho km orari. capito dove devo andare. Allora, qui giriamo a sinistra, passiamo sotto la ferrovia. Intanto è arrivato che ci saluta Christian Salaris. Che mappa è? Chiede, ma è la mappa di default, è la Ravenport. È la Ravenport, quindi mappa. Abbiamo, per fare server aperto libero a tutti, abbiamo messo solo tre mod, usiamo la mappa di default e abbiamo messo solo tre mod che trovate facilmente sul mod hub, la speed player, la player action camera e la more mission allowed. Allora giriamo di qua. Ok, allora campo 14, no, alla fine non l'avevamo comprato. Perfetto. Allora questo a sinistra è campo 14, poi ci sono in fila il 15, il 16 e il 17. 15 e 16 c'è Gianluca che sta passando l'erbicida. Io passerò il fertilizzante e il terzo campo è pronto da raccogliere, è soia. Potete andare su con la trebbia e chi segue col rimorchio. Allora E sto vediamo. andando io, al 17. Ottimo.
io intanto sto facendo un po' fatica perché la Ravenport non l'ho quasi mai giocata. Ah, vabbè, non ci sono problemi. Comunque, intanto non abbiamo fretta. Adesso magari faccio un paio di passate qui di fertilizzazione, dopo do il cambio magari a Matteo, Amato 88, che insemina patate, deve essere una rottura di scatole mega galattica, e allora abbiamo detto che prendavamo, ma siccome paga molto bene, perché paga più di 50.000 euro quella missione, certo, abbiamo detto la prendiamo e guardiamo di farla in due o tre, ci diamo il cambio in modo da non stancarsi. Belli spicci. Guarda, ho fatto un paio di passate di fertilizzazione, mi fermo qua, lascio qua il trattore e vengo a trovarti al trenino che passa. Vengo a darti un po' il cambio, così facciamo vedere un po' di semina delle patate. Ok. Ah, sto arrivando. Ah, qua si è John Deere. È rimasto lì da domenica scorsa quando abbiamo fatto una missione, penso. Allora, qui. Ecco qui, Matto 88. Aspetto un attimo, Manuel, che riempia la trebbia, sì, e poi lo faccio scaricare. Matto, ciao a tutti. Allora, campo 15. Campo 15. C'è lì il 1003 con lo zainetto per fertilizzare. Man mano che Gianluca toglie le erbacce, tu puoi passare a fertilizzare. Va benissimo. Io vado avanti. Sì, guarda, tanto è quasi finito qua. Vediamo qua la missione di semina è al 28%, quella del campo 8 è al 40% col frumento. Allora qui abbiamo tutto acceso, abbassato, possiamo partire. Ci azioniamo il solco guida e andiamo un po'. Te Pif, come sei messo? Ne hai ancora semi? Devi ricaricare? 25%. Ah, ne hai ancora. Pensavo che, vabbè, che è grande, ecco il campo lì. Ma pensavo che con una seminatrice così grande riuscissi a finire. No, le consuma abbastanza velocemente. Ah, beh. Io ieri ho imparato ad usare il Curse Play. Il Curse Play mai usato. So che il nostro amico Iron aveva fatto dei tutorial sul Curse Play. A cosa servirebbe? Praticamente gli dici te al trattore, è un aiutante che non paghi, gli dici guarda, prendi quel trattore e vai a scaricarmi un rimorchio di soia in quel punto vendita. Lui carica, prende, va, carica e torna. Tipo la cosa delle... Sì, ho capito. Sì, è tipo un operaio. Sì, sì. Lo usa anche Nick. Che fa di tutto. Può darsi. T'ho detto, io non l'ho mai... So che sì, c'è. Nick l'ha usato. Sì, la conosco quella, ma non la uso. So che c'è come mod, ma non l'ho mai usata. No. Dopo ci sarebbe anche l'autodrive, che è molto simile. Che quello lo si trova direttamente sul mod hub. Io non so usare la Follow Me. Follow me, io è dal 15 che non la uso. 15 la usavo parecchio. La follow me basta che ti metti dietro un trattore, mi sembra che con Ctrl F l'attivi. Dopo gli puoi dire a quanti metri di distanza deve stare e dopo tu sali sul trattore davanti, parti e quello dietro ti segue. Allora, ok, grazie, me lo ricorderò. Ricordo nel 15 quando facevo fienagione, io partivo con la falciatrice, col trattore con le falciatrici, dietro in follow me avevo un altro trattore con il voltafieno, dietro uno col ranghinatore, dietro uno con l'imballatrice. Come? Praticamente carovana. Facevo la carovana di quattro trattori, io falciavo e quando avevo finito il campo avevo imballato tutto, voltato e ranghinato e imballato. Comunque ridiamo e scherziamo, ma nel 2015 era impossibile prendere le balle di fieno con la forca. È vero, nel 2015 era troppo difficile. L'hanno migliorato parecchio per quello, anche, sì. anche se devo dire che le balle non si comportano neanche proprio bene neanche qui sul 19, no? Perché ogni tanto le tocchi con le forche e volano a 350 metri.
Sì, è vero, anche tipo come... Quella potrebbero, se riuscissero a migliorare un attimino per il prossimo farming, il discorso della, della realtà, chiamiamola così, delle balle, non sarebbe male, insomma, perché non si comportano... Sulla distribuzione del peso... perché avevo una mod col Fendet, ma era tipo... era più piccolo del, del Fiat 1300 e ho visto che gli agganciavo un peso da 3300 kg e rimaneva in piedi tranquillamente. Sì, dopo lì dipende come è fatta la mod, dove gli hanno messo il baricentro, se gli hanno messo spostato in avanti, infatti... spostato indietro, se è nel posto giusto, dipende da tante cose. Quando lavori con le mod, quando cominci a toccare con le mod, non sai mai bene bene come è stato fatto. Per dirti una stupidata, io ho scaricato dal mod hub il Lindner, quello per che fa da raccogli fieno, gli puoi attaccare su lo spandiliquami, spandifertilizzante, tutte quelle robe lì, e praticamente me lo sono modificato perché gli ho aumentato un po' le capienze, gli ho cambiato le gomme. E che il problema è che, avendo aumentato la capienza del raccoglifieno, quando era pieno le ruote davanti praticamente non toccavano più per terra perché c'era su troppo peso e quindi era ingovernabile. Ho dovuto prendere e spostare il baricentro del mezzo, ho spostato il baricentro in avanti in modo che il peso gravi di più sull'anteriore e meno sul posteriore, e l'ho messo a posto, però è tutto perché sono andato a toccarlo io. Ma il raccoglifieno della classe? No, allora è un Lindner, praticamente è un trattore, un portante, gli puoi attaccare o il raccoglifieno o lo spandiletame o lo spandiliquami o il cassone da trasporto. Ah, ok. È un trattorino che si vede molto nelle zone alpine, perché infatti c'è nel DLC che c'è in uscita, c'è, perché è un mezzo alpino proprio. È molto basso come baricentro, in modo da poter andare via anche su pendenze importanti lateralmente per non ribaltarsi, insomma. Comunque c'è una parte del campo 17 che è appassito. Ah, strano. Perché avevamo... C'è proprio un rettangolo che è appassito. Ma non troppo grande. Ah, però... Ah no, è un bug. No, un bug, niente, scherzo. Filippo Davi ci saluta, da buonasera, buonasera a te Filippo. Mauro Rosso, ci sono ritorni strani con l'audio. Sì, sento che c'è qualcuno che è un attimino, quando parlo io si sente gracchiare sotto, è Manuel Forlani, perché vedo in Discord che quando parlo io si illumina anche lui e si sente sotto un po' gracchiare, ma... Niente, era un bug di visibilità. Ho capito, tipo... perfetto. Si vedeva tutto appassito, niente. Dino Testoni dice buonasera, buonasera a te Dino. E benvenuto sul nostro canale. Devo passarle in qualche altro posto il coso? L'erbicida? No, per il momento non mi sembra che serva. No, più o comunque la nuova non si è ancora riempita, Non è che abbia stata resa la soia, perché vale anche tanto come soldi, quindi la resa del campo non è chissà che alta, insomma. Bentornati Cedino, grazie a te di essere tornato anche oggi. Se vuoi venire a giocare con noi, se hai PC, la partita è aperta, abbiamo ancora posti sul server. Il nostro canale YouTube, devo dire che da domenica scorsa, sta settimana, siamo, negli ultimi 15 giorni, siamo cresciuti parecchio come iscritti. Questa settimana abbiamo raggiunto i 600 iscritti, di cui vi ringrazio tutti i nuovi iscritti e anche chi è da tanto che ci segue. Abbiamo fatto è partita una nuova serie, l'Agricola Italiana, che ha fatto anche parecchio... soprattutto la puntata 1 ha fatto parecchie visualizzazioni, abbiamo superato mi sembra le 570 visualizzazioni, che non sono tante, perché so che ci sono youtuber che fanno anche 4-5.000 visualizzazioni, però per noi che abbiamo 600 iscritti fare 570 visual
è come se uno che ha 20.000 iscritti facesse 19.000 visualizzazioni, quindi ben venga, insomma, siamo a una percentuale altissima di visualizzazione in base agli iscritti che abbiamo. Vediamo, noi dopo, no, io l'ho sempre detto, noi giochiamo, registriamo le serie, facciamo le live per giocare assieme, per divertirci, per passare un po' di tempo assieme. Dopo, se i video sono apprezzati, bello, perché è soddisfazione, se no noi continuiamo a farli lo stesso, perché appunto lo facciamo per passare un po' di tempo in compagnia. Infatti ci troviamo due sere in settimana, la sera dopo cena, a registrare la Real Agricolarum e la Real Terzisti, e lì ci troviamo tutti assieme, ci si fa quattro risate e avanti, insomma. Ma perché a casa ci sono tipo due righe verdi e tutto l'altro in cemento? Problemi di sincronizzazione. Si vede che il tuo PC ha sincronizzato male. Okay. Capita, guarda che capita ogni tanto anche a me. Tino Testoni e la serie aperti a tutti. Sì, sì, come detto, adesso che andiamo verso il periodo invernale, a quest'ora è già notte, si può dire, è facile che ci sia più gente a casa, quindi penso che a me piacerebbe farla diventare anche per il Covid. Sì, anche quello, ma a me piacerebbe farlo diventare un appuntamento continuo della domenica. Adesso vediamo, domenica scorsa l'abbiamo fatta, oggi ci siamo, settimana prossima vediamo un attimino in base anche agli impegni dei vari Agricolarum, perché per fare la serie qua almeno in due o tre degli Agricolarium è meglio che ci siamo, in modo da darmi una mano se entra tanta gente a gestire i lavori che ci sono da fare e tutte quelle robe lì. Preferisco che ci siano almeno due o tre Agricolarum che mi diano una mano, insomma. Happy Farming Day Channel, buonasera a te. Filippo Davi dice: ma perché quando semini le patate fa la texture così strana, obliqua? Non lo so, in teoria dovrebbe andare dritta, non so se è perché ho sulle le impostazioni tutto in alto, mi sembra. Dovrei uscire dal gioco, ma perché... Anche Happy Day ha un canale di farming. Ma penso di sì, dal nome. Sì, lo seguo. No, è la prima volta. Che... Seguo anche voi. Sì. Ovviamente. Dopo ho reinstallato, allora ho avuto un problema con l'uscita della nuova patch, che praticamente non... col pulsante P non mi si apriva più il negozio, e pensavo che fosse un problema che avesse scaricato magari la patch male o che, e allora ho disinstallato e reinstallato il gioco. Può essere che mi sia dimenticato di mettere qualcosa, mi sa che non ho neanche messo i lampeggiatori reali e quelle robe lì, quindi può essere che le texture le dia un attimino oblique, perché non gli ho dato. No, gli ho messo le impostazioni della grafica al massimo. Dovrei andare a ricontrollarmi un attimino le impostazioni grafiche e vedere. Di solito ti prende il... come... Aspetta che guardi... In molti giochi fa la... Ti sì, prende dopo quello che il computer ti li mette in automatico. Sì, dopo il multiplayer è un po' strano anche, oltretutto. Perché... Sì. Dino Testoni chiede che mappa è, e giustamente Matthew gli ha risposto che è la Ravenport. Infatti è la Ravenport, è la mappa di default del gioco. Faccio vedere, eccola qua, la classica mappa stile, chiamiamolo stile americano. Sapete che di base ci sono due mappe, la Ravenport che è questa e la Fernsbrunn che ha i campi un po' più piccoli e un po' più stile europeo, mi sembra che dovrebbe essere ambientata in Austria, se non sbaglio. A me piacerebbe scaricare un sacco di mod esterne. Ma no, ho un farlo. Problema con lo spazio. Con sta roba del
con tutte le mod che ci sono sul mod hub, non vedo perché andare a scaricarle da... anche perché su siti esterni alla fine sì, ne trovi, però ce ne sono un fracasso che sono fatte male, che danno errori, bisogna stare molto attenti perché è un attimo andare a perdere i salvataggi e che non ti funzioni più il gioco. Io per adesso quelle che ho scaricato mi è andato sempre bene, cioè, a parte senso, quello per esperienza, c'è questo problema con lo ascoltami, per esperienza non farlo, c'ho 1500 mod, ci impiega 3-4-5 minuti ad oltre a quello ad entrare sul gioco. Avanti te Gianluca che io faccio un giro a far vedere, va bene, va bene. E comunque sì, è un problema del gioco quello dei semi. Perché io ho questo problema con lo spazio, che non so perché c'è OneDrive, 5 giga soltanto, e poi gli altri li devi pagare, io non ho capito sta roba. Ma sul server? Cioè, sinceramente. No, no! No, no, nel senso che c'è sta roba di OneDrive che non ho ancora capito che cos'è. Cioè, tipo un coso... Mai sentito. È tipo la memoria, solo che... Sì, però le mod ce le hai sulla memoria del tuo computer. Io ho un disco da un terabyte, quindi ne puoi mettere mod finché ne vuoi. Aspetta, ma non è che hai installato Farming Simulator su OneDrive? In che senso? È finito i semi, Pif. Non è che hai installato Farming Simulator su OneDrive, non sull'hard disk. C'è andato in uso libero, eh? Allora potrebbe essere, cioè io sinceramente con Lorenzo che stanno raccogliendo la soia, la portiamo in farm da noi Lorenzo dopo, almeno okay. Guardo quanto vale la soia, però 2.995, andiamo a venderla al ristorante, è cambiato idea. Ristorante che è giù vicino alla nostra farm, è lì per andare in farm. Allora Manuel, tu sei libero? No Manuel, Matteo. Sì. Allora, Vara, puoi prendere, c'è giù una trebbia libera la nostra, giusto? Sì. Però, prendiamo i mezzi a noleggio che almeno ti dà una trebbia con una lama un po' più grande, perché sennò ci metti un anno. Ok. Presta oggetti, in negozio trovi la trebbia con la lama da mais, il campo è il campo 10, e dopo il mais va portato al montacarichi cereali del porto. Che okay. Quello vengo io, ti prendo il rimorchio e ti seguo io. Va bene. Domanda, chi è che prima mi ha parlato di OneDrive? Cioè, io. Che ho scaricato Farming. Io. Ma perché se io schiaccio Farming, posso, in fondo c'è proprietà. Hai strada tu? Vai. No, campo basta 10. Che fai tasto destro, apri il corso file e lo vedi se è installato da OneDrive. Allora, Dino Testoni, un attimo, scusate, Dino Testoni dice, chiede su che multiplayer e come si chiama la partita. Allora ci trovi sul International 2 e la partita si chiama Agricolarum. Come faccio a togliere Farming? Scusa. Busco dice, OneDrive serve per la condivisione dei dati. Io lo uso tra PC e vari dispositivi mobili. Che OneDrive è tipo... abbiamo anche noi un po' di spazio sul Google Drive. È una roba del genere praticamente. Sì, è una cosa del genere. No. Ma come faccio a togliere OneDrive da Farming? Semmai Farming da OneDrive. Allora, dovresti disinstallarlo. E rimetterlo. Ah. Aiuto, sto arrivando al treno. No. Ascolta, no. Te l'hai installato dall'IP2 Games Launcher. È arrivato il treno. Da dove l'hai installato? È arrivato il treno. Dall'Epic Games. Guarda, facciamo così. A fine live potete. Tanto adesso non lo fa sicuramente. A fine live potete andare in un'altra stanza e gli spieghi tutto, dai, che sennò diventa una live su OneDrive. Dai, dopo ti spiego. Aspetta che provo a spostarti, Pif. Basta che sposti l'attrezzo dietro. Sì. Sì. come fosse semplice. Sì, con un T4.
ascolta, sgancia la seminatrice, il pezzo di... ecco, bravo. Senta, ma dove la vado a ricaricare dopo la seminatrice per le patate? Vieni qua in negozio e carichi i semini. Okay. A me piace un sacco la fisica delle ruote. Delle gomme, cioè. Vabbè, perché? Guarda, Pif, te la lascio qua che così è fuori da ogni pericolo. Perché se vedi, quando ti compri un peso... e lo attacchi, le gomme incominciano a schiacciarsi, a me piace un sacco. In Farming 19 l'hanno inserito questo, in Farming 17 non c'era. Buonasera a tutti da parte dell'azienda Oltre il Fiume. Allora, il drive di Google, Dino, non me la trovata. Bom, perfetto. Non me la trovata. Che cerca trova. Allora io porto, non trovo la fine, trattore. Lo porto su a matto 88. Comincia a diventare sera adesso, vediamo se vale la pena magari quando hanno finito di raccogliere il campo 17 o anche prima, quando vediamo che diventa troppo scuro, magari andiamo in farm, ci facciamo una dormita, facciamo passare la notte e ricominciamo a lavorare di giorno, perché sennò anche la live comincia a diventare scura, si vede poco niente. Sì. Quindi... siamo poco più di metà. Dino Testoni dice: posso già entrare in Discord? Vara, quando hai fatto la sincro puoi entrare anche in Discord. Non è questo dell'occhio. Allora, questo qua che campo è? L'11, all'11 lassù. Tanto mi mangio un biscuit. Arriva il treno? Arriva ancora il treno? No, no? Attendi il treno. Scherzo, no. Arriva il treno, boom. Che se fosse nella realtà. Che bella strage. E tu che mi sai di fare? Ok, ti lascio qua il trattore, quando ti serve fai un fischio che vengo a scaricarti. Ok. Non mi fa entrare in Discord. Se hai accettato l'invito, dovresti trovarti nella stanza benvenuto e dopo puoi entrare nella stanza attesa live. E quando sei in partita, che hai fatto la sincro, puoi entrare con noi anche in Discord. Tanto c'è qua il nostro Roland T675 col Crampe, col Keeper Bandit 750. Allora torniamo a vedere, vi faccio vedere sta motosega, a me non serve e mi dà anche fastidio, tanto per 500 euro la vendiamo. Oh, così mi posso alzare in volo. Niente. Eccolo qua il trenino, guarda Lupi, guarda. Lo vedo. Allora, veniamo qua. Nato treno. Campo 17, c'è sempre qui Manuel e Lorenzo. Lorenzo, sei quasi pieno con quel rimorchio? Sì, 95%. Ottimo. Dopo quando vai giù a vendere, dimmelo così magari vengo giù, faccio vedere la vendita. Va bene. Ci sarebbe il campo 10 anche, che mi sembra che a soia... Hai messo la velocità? Sì. Speed player. Del personaggio. Uh-huh. La speed player è una delle mod che serviva per entrare in partita. Allora, esigilo. Campo 11... Mi basteranno i 2000 semi per mettere a campo 12.
Trasporto, dai che facciamo un trasporto così per passare un attimino di tempo. Trasporto indico, idrico, accetta contratto. Allora, dal serbatoio idrico alla compagnia di trasporto. Allora, prendiamo il nostro, eccolo qua, il nostro T5, mi attacco le forche da per i pallet. Eccolo là, poi andiamo ad attaccarci, devo staccare il peso. Ok, e adesso mi attacco al rimorchio. Sì, Manuel, mi scarica un attimo la soia, riesco a riempire il rimorchio. Allora, accendiamo i fari, accendiamo i lampeggianti, andiamo a vedere sulla mappa dov'è che devo andare io. Allora, qui è il coso rosso, che è lo scarico in teoria. Il puntino giallo deve essere il carico. No. È il puntino giallo, io non lo trovo però. È sopra, è là dove sono schiantato io, là vicino. Ah, eccolo qua, eccolo qua. Io sono pieno. Ok. Bene, allora vieni giù al negozio, al ristorante, che è qui appena sopra la nostra farm, e vendi pure la soia, così incassiamo un pochino di soldini. Allora, proviamo ad andare al puntino giallo. No, ho sbagliato, dovevo andare su dritto. Meno di solito è trasporto, bisogna trasportare dei bancali per le missioni di trasporto. Allora, penso che sia qui. Ah, eccoli qua, provati. Allora, sganciamo il rimorchio qua così, perfetto, e andiamo a caricarci i nostri bancali. Pochi soldi, ma è per far vedere qualcosa più che altro. Allora, eccolo là. Caricato. Salve. Ciao a tutti. Ciao Obe. Ciao. Ciao Obe. Entra in partita. Vieni, vieni Obe. Altro ragazzone degli Agricolarum qua. Viva gli Agricolarum. Viva gli Agricolarum. Sempre. Ottimo. Sincro. Eccolo. Vediamo se ci sono novità su. No, nessun messaggio sulla chat. Hola. Già fatta? Sì, sì. Sì, beh, molte non ce ne sono da caricare. Infatti, infatti. Allora, cosa c'è da fare? Guarda. Innanzitutto entrare. Guarda su al campo. Al campo, se mi vuoi dare cambio al campo 12, sto seminando. Esatto, vai avanti un po' a seminare un po' di patate lì a va tutto. Bene, ok, mi è caduto il bancale. Sono arrivato al ristorante. Ottimo, guarda, vengo giù subito. Vabbè, ora ho iniziato un attimo da qui, ma cioè metà campo già fatto. Ah, ok. Perfetto. Allora deve essere beh, magari qui. Intanto Gianluca puoi andare al campo su, al campo 10, a scaricare la trebbia a Matt 88 se ti serve. Ma ancora no. 400.000 euro superati. 32.000 euro di soia, ottimo. Grande. Buono così. Dov'è? Muy bien, muy bien. Perché mi si mette sempre la freccia? Allora,
scaricare. È bella la Ravenport, però. Ah, oh, è fatta bene come mappa. Per essere una mappa di default è molto, diciamo che è molto basica, però è fatta bene, insomma. Giant fa sempre bei lavori per quello sulle mappe. Io adesso sto giocando la mappa di default del 17. Ah, la Colgrave. Sì. Io sono curioso di vedere quell'alpina. Io non l'ho presa. No, io nemmeno ancora. Però se dovessi prenderlo sarebbe solo per la mappa, perché... Ma già è uscita? No. No, esce il 12. Ok. 12 novembre. Però c'è un francese che ha fatto del... ha già giocato un po'. Ha fatto una sorta di preview. C'è il campo 4. Che ce l'hanno c'è in anteprima. C'è il campo 4 che ti dà 118.000 euro per... Sì, ma hai visto quanto è grande il campo 4? Ora guarda. Ci mettiamo 4 live a seminare un campo del genere. Vabbè, più peggio. Grande il campo 8. Sì, infatti. No, ma la seminatrice che ci danno è quella da 6 metri, non è quella da 3, ci si piega poco. Ma guarda che ci ha dato quella da 6 anche per il campo 12. Ah, ok. Quasi finito. Sto arrivando da Manuel. Mi sembra molto più piccola quella che sto usando. No, no, è quella da 12, vai tranquillo. È quella da 6 metri, vai tranquillo. Almeno, a guardare dal negozio, a me sembra quella da 12. E da, ah, io sto da 12, da 6. Sto su un Valtra. Contratto sul campo 8 finito, bene, bene, bene. Ottimo. E allora vai dove c'è, sgancia l'ultimo pezzo di seminatrice, vai lì in negozio e scarichi i semi che avanzano, che quelli ce li teniamo. A me di, stai dicendo Chantrin? Non ho capito. Chantin. Ok. Non è che potresti comprare un altro coso, un altro capannone, qua vicino a quello dove c'è la mititrebbia? Anche se stanno fuori i trattori almeno, e gli attrezzi almeno si lavano. Infatti. Si è incastrato sto cavolo di bancale. Guardalo. Sì, anche i bancali sono una roba. Ola. Sì, hanno una. Sì, ci sono alcune cosucce da mettere a posto per il prossimo farming. Ma è come nel 13, io c'ho tutti i bangali. Erano un suicidio usare i bangali. Se c'ho i bangali, gli specchietti anche. Gli specchietti vanno ben bene. Cosa hanno che di male gli specchietti? Ci vede tutto sfocato. Cioè... Ma quello dipende dalla risoluzione della tua grafica. Io ho la grafica al massimo e vedo perfetto. Anche, io perché... anche se c'è un computer schifoso, quella la puoi mettere. Ma no. Non è che. Ah, no, io ho un portatile da gaming. Ce lo puoi mettere per le passazioni. Con una 2060, quindi. Allora mettiti la grafica al massimo e gli specchi. Poi, mi sembra che c'è da migliorare proprio gli specchi. Ok. C'è un'impostazione per gli specchietti. Adesso sto bancale mi sta facendo arrabbiare. Poi puoi restituire tutto quello. Caricato i due. Ah, guarda, puoi accettarla anche te la missione. Ah, ok. Ah, sì, giusto. Non cadere, non cadere, non cadere. Raccogliere. E là, 37.550 euro. Semina campo 13. Boom! 146.000. Semina campo 13. Magari ci potremmo prendere una mititrebbia più grande. Potremmo, sì, sostituire. È vero. Se no, prima di tutto anche una trincia. Adesso vediamo. Ma... ci sono un sacco di cose. Allora, vado a scaricare sta merce della missione, dopo mandiamo avanti il tempo, facciamo tornare giorno, che è meglio. Ma io ho una mod esterna per il tempo. Che lo fa arrivare fino a 6.000, ma quando alzo il tempo arriva
sempre a 120, cioè no, non cambio. Devi sapere cosa, tipo la combinazione di tasti. Allora non l'hai imparato, tu che non l'hai attivata? Sì, l'ho attivata, deve fare un attimo. No, no, l'ho attivato, ho guardato 3 volte. A parte che quel... allora, c'è una mod che va a sostituirne 7 o 8 di mod. Si chiama Easy Development Control. Ce l'ho anch'io quella. Con quella puoi togliere l'avanzamento veloce del tempo perché c'è dentro lì. Puoi togliere la super forza perché c'è dentro lì. Puoi togliere la speed player perché c'è dentro lì. Cioè, puoi aggiungerti soldi. Puoi aggiungerti. Aspetta, com'è che si chiama, scusa? La trovi sul mod hub. Si chiama Easy. È Easy. Easy. Development Control. Development. Easy Development Control. E con questa guarda, poi da usare per giocare, no, almeno io, a me non piace, perché con quello puoi fare tutto. Però per se devi provare delle mappe, se devi provare delle mod, se stai magari registrando una serie e non hai tempo, è comodissima, perché tu con quella mod lì puoi addirittura andare su un campo e dirgli: questo campo qua deve essere seminato a soia all'ultimo stadio di crescita. Clicchi, me lo dico, secondo te lo fa. Clicchi un bottone e il campo è pronto. Ecco come facevano gli youtuber a usare la super forza. Io cercarla anche nelle mod esterne non la trovavo. Cioè. Quella c'è sul c'è sul mod hub, si chiama Strong Farmer. Cioè non è che diventi matto a cercarle, c'è sul mod hub, si chiama Strong Farmer. Comunque c'è attivando dalla Easy Development puoi attivarla. Le sistemo tutte bene io. Però per Chantalini, io ho terminato le patate qui, dove le riempio? In negozio ci sono giù i bancali di semi. No, le ho già infatti io, le ho già chiesto io. Per dirti, quando io registro una serie su YouTube, faccio vedere che semino un campo. Non è che posso fare una puntata che semino solo il campo, perché dopo 2 minuti non la guarda più nessuno. Allora faccio vedere un pezzo, poi faccio un taglio e in teoria vado avanti con la semina. No, non vado avanti con la semina, vado sul campo, gli dico questo campo deve essere seminato con questo. Clicchi un pulsante e è seminato. Cioè te lo semina così istantaneamente? Istantaneamente. Sì, poi, non è che sto lì a perdere, perché sennò per registrare una puntata ci metterei 4 ore. Per togliere la rattura richiesta. Ecco come fanno. Insomma. Le cose bisogna anche. Dopo l'importante è non farlo vedere durante la registrazione, insomma, perché è brutto. Intanto vado. Serie realistica. Cheat. E infatti cheat. Però anche dire faccio una puntata dove semino il campo e ci metto 40 minuti a seminare il campo e faccio 2 puntate da 20 minuti di semina di quel campo, capisci che non vado tanto lontano con le visualizzazioni. Chantelin, potresti prendere qualche altro bancale perché sto a metà. Ancora? Sì, ho 1400 litri di patate, sono poche. Prendiamo semi. La missione costa più che in semi che resto. Ah, guarda che ne ho già presi 20 bancali. Porca miseria. No, ma le missioni con le patate, io quando gioco in singolo non le accetto mai. Però paga più di 50.000 euro, loro ho detto, dai che... Forse... Forse qualcosa ci rimane, insomma. Prospettiva, in realtà. E tu? Che bello il Valtra, mamma mia. È vero, a me piace troppo. Io e Manuel abbiamo finito il campo 17. Ottimo. Intanto io ho appena buttato un bancale per terra. Bene. Io sto iniziando a piccare. Io sono in farm a sistemarle. Sì, guarda, devo ancora scaricare questi 2 bancali e mettere questi 2 bancali. Dopo ho finito questa missione di trasporto, l'ho buttato per terra. Deve ancora finire? Porca vacca, quanto ci vuole finire?
No, è scherzo. Ti ricordo che non c'è la Strong Farmer, quindi i bancali me li sto caricando e scaricando tutti con le forche. E ci sto, litigando. Così sì che mi... Così sì che mi... Spiro! Christian e Spiro, il nostro amico Mr. Leopold. Tanto sulla chat è arrivato GameStar93. Holla! Ciao GameStar. GameStar è anche un ex membro Agricolarum. Ciao, ciao. Il nostro amico Christian Farmerista. Spostami in Discord, aspetta, aspetta che arrivo. Viene a Farmerista. Eccolo qua. Eccoci qua. Uè, uè. Ciao Farmerista. Ciao. Ciao. Com'è? Va bene. Oh, che eco che si sente. Dove sei? In una stanza Basta. Vuota. Sto andando a stecca nel... Allora, vediamo di raddrizzare questo bancale maledetto. Ok. Uè. Ehi, ciao! Christian! Ciao! Hola a tutti! Oh, Mr. Leopold! Buonasera! Buonasera, buonasera! Buonasera! Buonasera a tutti! Allora. Oh, hanno fatto anche Big Money, Spiro, vedi? 441.000 euro, guardali! Lavorano tutti ragazzi! Tempo per spenderli! Cosa compriamo? Cosa compriamo? Infatti si pensava di cambiare una delle due triglie. Ma cosa state facendo? O prendiamo un altro. Io sto litigando con dei bancali. Ho visto su YouTube. O se no, si potrebbe comprare qualche campo con quei soldi lì. Adesso, guarda, appena riesco a mettere sto bancale al suo posto, dopo andiamo avanti col tempo, andiamo a dormire in farm. Così viene il giorno dopo. Dai che forse... Cioè io dormo sul trattore, quindi... Sì, sì, tu vai avanti con la semina di... Oh, vai, dai, resta lì. Ecco Cristian. Ciao Matteo. Entrate da raccolto, 16.400 euro. Abbiamo venduto qualcosa? Sì. Io. Ah, ottimo. I semi di soia. Ah, la soia, ottimo. Allora, io raccolgo i 2.600 euro del trasporto, che me li sono straguadagnati tutti. Esatto. E siamo arrivati a 461.008. Abbiamo fatto la farm qua in buca proprio. È ancora Spiro. La farm che avevamo fatto con ai tempi con Iron. Ah, orco. È ancora quella la mappa, eh. La parte del salvataggio è ancora quella. Ah, ancora quello il salvataggio. Sì, sì, sì. Ma hai visto la semina al campo 4 quanto la paga? Sì, hai visto quanto è grande? Hai visto quanto è grande il campo 4 da seminare a patate? Ci stiamo su di 10 puntate. Ciao Spiro! Porca miseria, è arrivato poi a fare. Siamo a posto. Scusate. Allora, 19.49, in teoria si può andare a dormire dopo le 20. Sì. Allora, se Spiro, devi scaricare Matteo. Se Spiro magari che è... No, 39%. Ah, ok. Se sei dentro come admin, manda avanti un pochino il tempo da far venire le 8 e dopo vai in casa a dormire che accettiamo tutti la nanne. Ok. E così... Tutto a posto, Spiro? Sì, tutto a posto. Dormi pure 11 ore, cioè fino alle 7 di domani mattina, che così almeno è giorno. Ando avanti il tempo o andiamo direttamente a dormire? Ma non so se ti lascio a dormire. Penso che a dormire dopo vuoi andare dopo le 8 di sera. Prova, ma vedrai che ti dice che non sei neanche abbastanza stanco. Ecco. Prova lì. 11? Sì, così vengono le 7 di mattina. Accettiamo tutti, sì, grazie. No, no. Aspetta, no. Al solito che c'è uno che dice no. Chissà chi è. Guarda come gira con la rotellina.
Dove... Lana spazio esaurito. Ok, lana spazio esaurito, andiamo a... a togliere i bancali di lana allora. Vengo io che ho le forche. Che modo ci volevano per entrare? Speed player, player action camera e mission allowed, more mission allowed. Ma per... cosa? Speed player. Ce l'ho. Player action camera. Ce l'ho. E sempre dal modab la more mission allowed, che è quella per avere più missioni contemporaneamente. Se tu fai dettagli e dopo ti butta sul modab e te la scarica lì, esatto. La trovi lì. Intanto c'è l'azienda oltre il fiume che ti saluta. Sì, l'ho salutato. Ma hanno parlato talmente tanto di che mi ha soppresso. Addirittura. Cos'è? L'ha buttato fuori da Discord e l'ha messo in AFK? Sicuramente. Sì, sì, l'ha messo in AFK. Multiplayer, partecipa. Bon, ci sei. La partita la trovo. Anche hanno aggiunto. Anche se sei mutato, Matteo. International 2, basta no, scrivi no. A e ti dà la cosa del multiplayer. No, Matteo, scusa, Manuel. E Spiro, dai un'occhiata, o oh, Christian, date un'occhiata se ci sono delle missioni. Vedo che c'è qui Lorenzo, l'agricoltore, che è libero, che è libero. Corre dietro e davanti e in giro. Come la trovavo la partita? International Agricola. 2, Agricolarum. Allora, Lorenzo, puoi andare al campo 11 con la seminatrice da frumento, se vuoi. Dov'è la seminatrice? Hai preso quella. Potevi farti. Ah, la prendo. Aspetta. Se hai già preso la missione, ormai non la prendi più. No, no, beh, puoi usare la nostra, vai tranquillo. C'è qui in farm. Dov'è? Al limite, se ne abbiamo due, andiamo lì in due. Che. Libero io. Dov'è? Qua in farm. Ah, chi è che parla con. Chi è che mi ha appena parlato? Gianluca? Sì, no? Sì, qua, questa. Allora, qua ci sono le mucche, che anche bisognerà dargli magari una controllata alle mucche. Quanti cavalli servono per quella? Ora guardo. Pecore, per cosa? Pecore qua. Certo che le avevamo messi giù male sti animali, sono tutti grossi, mucche. Mamma mia, che 180. Roba. Quanta la... Servono 180 cavalli. Quanto lo ecco, Manu, guarda, c'è qui la... Uso lo scaro. Ce n'è un altro qui. Al campo 11 c'è da trebbiare. Chi vuole? Allora, volevo mettermi il rimorchio in un posto un po' decente. Che dopo... Che cosa, semino al campo 11? No, no, è da trebbiare. Ah, da trebbiare. Luca, sì, guarda, c'è qui un'altra trebbia se vuoi. Lo puoi cercare da lì il tratto, devo mettere a posto le cose. Sto diventando solo, fermi tu. Torno su. Simo. Sincronico. A che ora dovete stare il server? Oh, fra un'oretta. Okay, okay. Alle 7. Piffi! Dimmi, sono qui. Quanto tempo? Sì. Tutto bene? Matteo dalla parlata sembra sia delle mie parti, dipende quali sono le tue parti e azienda. Ti play e partecipa. Perché so continuo. Che nell'azienda sono in due, uno è marchigiano e uno è toscano. Niente. Ma Matteo non è né di uno né dell'altro. Sto entrando. Vieni, ti faccio strada, Manuel. Distributore, perché è senza gasolio. Chi è che è senza gasolio? Io. Lo metti i trebbia, sono qua in farm. Quindi semino il campo 11? Riesco ancora ad andare, devo trebbiarlo, cioè. Vieni qua perché c'è il distributore. Distributore, okay. Su vicino al negozio. Ma se mi dai permesso ogni volta che vi vedo in live, così entro automaticamente. Prendo la Rostelmash. Sì.
Ah, io ce l'ho messo. Gantalin. Sì. Prendo la Rostel Mash per trebbiare l'11. Mm-hmm. Ho spento la trebbia. C'è farming. Allora sì. sono entrato col mio vero nome al posto che con farmerista. Vabbè, non ci sono problemi. No, ma è strano. Allora, perché... Simo chi è, bu? Un nuovo? No. Può essere. Chi è che la settimana scorsa aveva detto che era la prima live? Cos'era? Alessandro 110? Può essere? Io sì, era la prima. Ah, settimana scorsa? Sì, sì, settimana scorsa, sì. Ah, ecco. Però non c'è. Sono dentro dopo una vita. Però non c'è il Discord. Matteo, Manuel, non c'è in Discord? No, ero. Era in Discord, no. Ah, scritto. Ciao Simo, buonasera. Ciao Simo. Simo, buonasera. Se hai, se hai Discord, ce la fai, Manuel? Puoi entrare anche in Discord con noi. Già quanto tempo, signor Chantali? Hola. Tu giochi più a farming. Ah, io ci gioco, però sono sempre da solo. Fatti due domande. Come si continua a spingere la tebia? E dati una risposta, come diceva Marzullo. Si faccia due domande e si dia una risposta. Va bene. Mi dica cosa c'è da fare. Tremendo, Spiro. Le mucche sono a posto? Qualcuno le ha guardate o... E guardo io adesso, dai. Mi si continua a spegnere la trebbia? Oh, sono abbastanza... Mi si continua a spegnere la trebbia, dai, figli. Non è che ci serve manutenzione a quella trebbia, anche. Thomas? Thomas. Non lo so. Dopo ci guardo io per la manutenzione. C'è un problema con questa, sì. No, ma non penso, perché... Cioè, non mi sembra rovinato. No, vabbè, no, non devi guardare da qua. Guardate qua. Ma laga. Nei chilometri orari, tipo, dove nel tachimetro c'è una cosa, una, vabbè, tipo quello del gasolio, solo che sì, tipo sì, c'è sì. Una allora se è bassa bisogna fare manutenzione. Ah, adesso ci pensa il nostro manutentore di fiducia. Poi è un bug, No, più che altro ti laga o hai un lag oppure no sto facendo 30 ms. Ah, buono. Mi mangio un 30 millisecondi. Mi mangio un biscuit intanto. Un biscuit. Che biscuit. Ah, io non so. Mi sono scordato. Ehi, Chantalin, quando è che facciamo una collaborazione da youtuber a Twitch? Ma chi è il sindaco che sta facendo la sincro? No. Dov'è sindaco? Dov'è sindaco? Non c'è, oggi non si è sentito tutto il giorno. Il mio amico sindaco. Chantalin, non puoi venire qua un attimo? Arrivo. La farm. Buonasera Thomas. Sì, buonasera Thomas, benvenuto sul buonasera, server per gli Agricolarum. Salve. Aspetta, finisco di coricare. Sei tu che stai facendo le riparazioni? Sì. No, perché tutte le volte che arrivo su qualcosa da riparare faccio per schiacciare la X, pam, me la rubano. Quindi... Alla terza volta mi stavano già girando. Detto, che cazzo è che gli sta prendendo? Thomas chiede dove ci può aiutare. Guardiamo se ci sono missioni da dargli. C'è allora. Ho rubato la. No, comunque la trebbia è nuova. C'è da fare balle. Prendila. Che tiene occupate tre persone minimo. Sì, presa. Noleggiata anche meglio. Lag. Che botta. Ah, guarda dove è andato il bancale. Dove è andato il bancale? Che cosa potrebbero mettere a posto? Queste cose, questi bug di sti bancali che... Se i bancali sono un macello. Ti volano via. Mamma sta trebbia, quella è lenta, Manuel, quella fa 25 all'ora, non è che ne fa tanti. È più veloce quella reale di quella del gioco. Ma che storto, no?
C'è il bancale retro che è storto. Vedo, ma... Guardalo là. No, è leggermente storto. Arriva... guarda, Simo... gli do una botta io con la pala. Se vai nello shop... Ma che cade l'altro... Aspetta, facciamo così. Aspetta che mi metto qua, così se spingi non cade. Vai. Spingi. Allora Simo, se vai allo shop, oh, c'è un trattore con delle falciatrici e vai al campo 1. Aspetta che mi sistemo meglio io. Dov'è Chantalin? Arrivo. Stiamo provando. Stiamo litigando con la lana. Esatto. Ah. Guarda lì. Campo, sento partire qualcosa. E bom, vai. Aspetta che guardiamo la lana. Quanto vale? Se vale la pena venderla? Allora, lana costone. 2067. Lana. Ma sì, dai. Vale, si è accesa. No, si è spenta di nuovo. Dov'è la Filanda? Dov'è Filanda? Guarda, si accende. Avanti a destra. Ah, sì, ok. Il negozio. Chi è che suona il clacson? Chi è? Guarda, c'è anche lì. Cosa? Chi è sto dentro? Parto. Senta, guarda come ho messo le trecce, dimmi se ti piace. No, mi si è spenta. Prova, scendi. Bussa, forse se riesce... Ah. Va benissimo. Sto andando nella direzione giusta. Vai pure. Forse c'era un bug, Adesso va, ok. Allora, adesso tutti calmi un attimo. Abbiamo qui Thomas allora, che è fermo in farm. Allora, da Thomas basta che viene al campo, al shop, c'è il Valtra con le facciatrici, o Simo. No, c'è Simo qua. Ok, allora, Thomas, dimmi dove posso aiutare. Allora, sarebbe bello capire se mi senti, tanto per iniziare. La missione è al campo 1, avvolgimento balle, quindi in negozio c'è l'attrezzatura per... fare la missione raga. Quindi... qualcuno che mi dà una mano al campo 11, diciamo, è un altro con il rimorchio. Ciao Cristian. Ciao. Ok, troppi Cristian, attenzione. Cianta, vieni, seguimi, sono quello con lo scendere. Dov'è che vai? Vieni qua, sono qua. Dimmi se ti piace come ho messo l'attrezzo. Ah, hai sistemato... Ah, nel piazzale di là. Bon, perfetto. Oh. Allora, chi è libero, se viene allo shop col trattore, c'è il ranghinatore e... da fare balle e avvolgi balle. E poi portarle via anche, quindi... Ti serve il trattore, Thomas? C'è il New Holland T6 che è quasi pieno, qualcuno vuole venire a scaricarlo? Arrivo io. Ok. Ok, ci vai tu. Chi è che c'è sulla trebbia? Io, ma devo ancora andare sul campo. Hai già scaricato, Matteo? È il primo rimorchio questo? È il primo. Ah. Madonna, cos'è sta roba? Servono trattori. Guarda giù in farm dovrebbero esserci giù... Sì, ce ne sono giù alcuni liberi trattori. C'è giù il T5 che usavo io, basta staccargli il caricatore frontale. Dopo da vedere un attimino... Ci sta anche lo Stara qua. Lo Stara che fa 180 cavalli. Il case lo sto usando io. Sono un po' più... Qua. Manuel, come sei messo? Sono a 61%. Vabbè, io ti sono a fianco se vuoi. Allora, campo 10, il montacarichi cereali porto, che è qua. Ops, mi scusi. Porto, dall'altra parte della mappa, perfetto. Un po' ubriaco. Allora, ti aspetto in cima, Matto 88, così. Matto. Ok, caro. Ti chiamo Matto in amicizia. Vabbè. No, ci mancherebbe. Come vuoi tu. Matteo. No, è che mi viene da chiamarti Matteo quando siamo sulla Terzisti, perché sei il signor Matteo dei cavalli.
Sì. E invece nel resto ti chiamo Matt. Matt? Matto 88. Oh, Matto, benissimo. Matti, allora, siamo tutti matti. Quanto ti manca per essere pieno, Chandali? Siamo Darwin. Sono all'89%. Io ho il 15, te l'ho butto tutto. Siamo ciao Darwin. Sì. Più o meno. Vediamo. Avete Mica, Spiro, cosa devo fare per lei? Ah, non so, io sto andando da mangiare, da bere. Ok, 92%, vado a scaricare. Sì, ti devo dare... Ok. Ah, ma se l'è lontano il campo 11. Ah, anche un Somas con l'Indler. Attacca la Volkiballe, però. In sé, uno, il fasciatore con 5, questo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Server pieno. Gianluca, tu cosa stai facendo? Sto sistemando la farm. Guarda, se vuoi, allo shop c'è la pressa per fare le presse quadre. E vai al campo. Ora finisco questo. Sì, sì. No, no, se vuoi fare quello, insomma. Quindi fermi tutti. Qua c'è un ranghinatore. A cosa serve? Chi deve fare ranghinare? Chi che cosa? Il ranghinatore penso che sia della missione al campo 1. E per il ranghinatore sì, servono anche pochi cavalli. Quindi. Ok, vado al campo 1. Dopo, se viene su Gianluca col John Deere ad attaccarci l'imballatrice. Oh, aspetta, e metto serve qualcun altro con il fasciatore. Ci vado io. Devo mettere un'ultima cosa e ho finito qua in terra. Mm-hmm. Non eri tu quello che guidava il John Deere? Lorenzo. Fatica, Gianluca fatica. Con il John Deere. Qui il campo 12. Dopo facciamo cambio. Chi è che c'è? Il campo 12 ci sono io. Sono io, gente. Vuoi il cambio? No, tanto è rimasto poco più, sono rimaste due o tre strisce. Insomma, sei all'84%. No, in realtà è che ho la seminatrice da 3 metri. Infatti. Come da 3 metri? Vabbè, se c'è qualcosa da fare... Io ce l'ho trebbia che fa 22 km orari. No, quando sei stanco con le patate fai un fischio che ti diamo il cambio, insomma. Va bene, va bene. Ma la patata gli piace, quindi non... piace un po' a tutti, no? Se è un vizio ci abbiamo tutti. Ciao! Girano voce che farmerista non gli piace, però. Sai che vuoi, scusa? Voci di corridoio dicono che non ti piace la patata. So. No, a me ma piace tanto voci, la patata. C'è una barzelletta sulla patata, ma non si può dire in live. E direi che bastano. Direi che bastano tutte quelle patate. Allora, io dovrei esserci quasi a scaricare. Dovrebbe essere quello là lì. Ah, ma c'è già qualcuno al campo 11. Almeno aiuto. Se no, c'è un 3 giorni. C'è Manuel che è un po' piccinina quella trebbia per quel campo. E anche la mia adesso guardiamo a fine puntata, magari o sostituiamo una delle due trebbie o compriamo un campo o due, adesso vediamo. È meglio quella di Manuel. Qua scarichiamo, cioè noi non abbiamo ancora un'imballatrice. No. Magari possiamo comprare quella. Ma chi è Manuel? Manuel. No, chi è di voi, nel senso... Non è degli Agricolarum, è Manuel Forlani, penso. Sì, io. Un amico sostenitore degli Agricolarum che ci segue da tanto e vedo che ci commenta sempre durante le puntate. Sempre. Infatti lo ringrazio. Mancherebbe. Siete di compagnia e mi trovo bene a vedervi. Ecco, allora il nostro scopo l'abbiamo raggiunto. Comunque la sto prendendo io ora l'imballatrice. E lo scopo è quello di divertirci noi a registrare e farvi divertire voi a vederci, quindi. Sono incagliato nel... Hola. C'è
ci voleva un peso davanti a sto New Orleans. Erba possono andare con la pressa, ok Simo? C'è chi arriva con la pressa, con il ranghinatore arrivano. Quindi sì, siamo arrivati. E dopo c'è da venire giù a prendere... Ah no, non bisogna sì. Passarle. Sì, sì, bisogna. Ah, bisogna fare insilato? Sì. Ok. Però qui non c'è. Allora, vediamo un attimino. Ci sono io con il fascia balle. L'ho preso io. E qualcuno prende il rimorchio. Però è ancora presto. Sì, lo sto prendendo io. Qualcuno ha il campo 15 con un rimorchio. Sto arrivando io. Ok. Perché te la butta a sinistra? Ah no, aspetta, no, io sto andando in quello per le balle. Il campo... Vabbè, uno con l'ercoli... Vabbè, lasciate stare. Non so più parlare. E uno con il rimorchio c'è davanti a me. Come si fa a cambiare... Ste, come si fa a cambiare la direzione dell'andana? Con la Y, contro l'Y. Con la virgola. Deve essere spenta. Con la virgola. No, contro sì, l'Y dovrebbe essere. Che significa la direzione dell'andana? Gli avrà dato... Che te lo butta quel ranghinatore. Ah, il ranghinatore. A sinistra, o a destra o in mezzo. Ah, ok, ho capito. Pensavo la trebbia. Vabbè, la butta a sinistra. Quanto stiamo? 91%. E quando avete piazzato giù i recinti, potete dargli una smussata, però. Agli angoli. Bestie. Qui si viaggia con la patata, Sto al 92% quasi. 91 ancora. Ci viaggia molto. Si mette il turbo quando. Che pazzo. Ciao! Si mette sempre la veloce per... Non troppo perché non va bene. Lorenzo l'agricoltore. Sei pieno? Ah no. No. Oh, perfetto. No, anche perché questo rimorchio qua è della missione, perciò non so se posso. Vabbè che. Ah, c'è già qua qualcuno con. Vabbè, ce lo possiamo cenare. C'è qua il rimorchio qua in fondo al campo, che però è quasi pieno. Ecco, un'altra cosa che si potrebbe cambiare sarebbe anche quel rimorchietto lì, perché è piccolino. Bisognerebbe cambiare un po' di tutto. Sei pieno, Max? Sì. Porco, faccio il giro. Sennò che io sono quasi pieno. Una cosa. Ci abbiamo i tre aratri, però non li usiamo mai. Cioè, non li usiamo. Quando facciamo le missioni di aratura, li usiamo. La volta scorsa abbiamo ben arato il campo... cos'era il campo? Questo, il 7 avevamo fatto. Chantalin, io sono pieno. No, signor Chantalin, mi avvisi quando venga giù lei dalle mie parti. Ma adesso per un po' penso di essere orzo. No, lasciamelo qua, dopo lo vado a scaricare io. Sì, sì, te lo lascio là, ma questo rimorchietto qua andiamo un poco lontani, Puoi fare cambio, Thomas, di trattore, perché il mio va più veloce e mi dai l'Indler. Lorenzo, guarda, ecco, prendi Tacabanda, quel poco che ci sta, perché... Allora, Orzo doveva scaricato il campo 11, doveva scaricata la missione del campo 11, l'ha scaricato al ristorante, ok? Ora giù al ristorante. Mi sa che con un rimorchio da 10.750 litri ne devo fare viaggi giù al ristorante qua. Ah, ti fa una po' sua. Sarà anche chiuso il ristorante ormai. No, 7 e mezza di mattina aprirà adesso. Sì. Dai, Thomas. Vabbè, tanto per le persone... Christian ha dei problemi leggermente di lag, si è sdoppiato come il sindaco. Ah no, dovrà scendere e risalire sul mezzo. Sono di nuovo pieno.
Sto andando a scaricare. Appena ho finito di scaricare arrivo. Arrangiatevi. E cosa volevo dire? Ah, per chi ci sta seguendo su YouTube, come se non l'avete ancora fatto, vedete che lì sopra c'è scritto iscrivetevi ai nostri canali, perché abbiamo sempre sotto il nome di Coop Agricolarum, abbiamo il canale YouTube, che è quello che state seguendo, il canale Twitch, e trovate la nostra pagina Facebook e il nostro contatto Instagram, anche sempre come Coop Agricolarum. Quindi se volete seguirci, potete trovarci anche lì. Allora, io intanto vado giù dalla scorciatoia. Contratto 10, campo 10 finito. Che è il tuo, Matt? Sì. Finisci di trebbiarlo e così dopo il mais che avanza lo vendiamo. Oh, ok. Se no magari ce lo possiamo tenere per la pura, per la pula. No, il mais è la pula. Sì, ma occhio! Il mais è ormai per i maiali, ma non li abbiamo neanche i maiali. Ah. Ci avrebbe il CCM. Ah, pensavo che stesse facendo pula. Mi potete rimettere nella stanza che mi è uscito? Sì, un attimo che arriviamo. Ristorante. Minchia, fa fatica. La fatica. Carica. Ah, l'ha spostato. Lo sposti te? Sì, fatto. Ma noi altri rimorchi non ne abbiamo, non solo questo? No, quello piccolino. Allora io quasi. Prendo il treno. Vengo ecco da te. C'è uno che mi sta stalkerizzando questo. Ci sarebbe il raccoglie-grano da 8000 litri che ce l'abbiamo giù in farm. Se si agganciasse dietro a questo rimorchio qua. Io fra poco mi libero, questione di 5 minuti. No, e se no, chi è che ha. Christian? No, Christian. Te sei farmerista, non sei Christian. Oggi non sei Christian, sei farmerista. E se sei libero, comprami un altro rimorchio come quello che abbiamo, o da agganciarli uno dietro l'altro, perché sennò diventiamo matti qua, tanto non costerà mica tanto. Quasi piena. Questa 28. 27.000 euro dovrebbero essere quelli. Oh, la miseria, così tanto. Dai che lo prendo io. Ok. Allora, carrelli, questo costa 8.500 litri. Sì, 8.500 euro. Ah, ma quello piccolino? Sì, il forno. No, è brutto. Abbiamo il forno. Lo puoi anche estendere, ampliare a 12.000 litri, se non sbaglio. No, perché no. Lui ha colore alato. No, è quello normale, il forksheet. Aspetta. Quello tipo nato, però, no? Quello? Dato che fra poco arrivano anche 50.000 euro, no, guarda, cioè abbiamo 460.000 euro, è meglio prendere qualcos'altro di nuovo, più grande. Tanto fra poco arrivano anche 50.000. Si potrebbe comprare un bandit, 51.000 euro, no? Prendo questo, l'Agroliner HKD302, 25.000 euro. 21.000 litri di capienza, compra e gli posso attaccare uno dietro l'altro. Rallato o timonato? Rallato. Era rallato perché così si può agganciare dietro all'altro rallato che abbiamo. Ho finito le patate. Ottimo. Arrivo allora, subito. Vieni in negozio, scarichi i semi che ti avanzano. Sì. E dopo incassiamo la missione. Ciantalin, io ho la trebbia al campo 11 che è pieno. Sì, arrivo. Guarda, il tempo di agganciare sto rimorchio. Vabbè, non è cosa semplice. Ci fosse stato lo strong farmer. Sarebbe stato più semplice. Ma il Valtra è nostro oppure della missione? Missione. Mi ero innamorato di questo altro. Si potrà comprare in futuro. Eccolo là, vai. Oh. Yeah.
Cianta, in quello del campo 10 c'è un montacarichi che ce la riporto, lo devo portare? Sì. Ok. C'era uno che mi stava per investire. Penso fosse Obbe. Sì, sì, ero io. Il matto criminale. Andiamo al campo 11. Simo, ma... Quando hai, quando hai scaricato i semi da quella seminatrice delle patate, di Matteo. Sì, sto cercando di... ti interrompo un secondo. Da Simo. Io devo scappare perché mio papà non sta bene. Osti. Ultimamente è un periodo un po' brutto per i miei. Saluto, dai. Dai, ci sentiamo poi prossimamente. Okay, va bene. Ciao ragazzi, buona continuazione. Ciao. A presto. Allora, come... Ah, non lo posso... Perché sta... Adesso... Gianluca, okay. Intanto vuoi prendere il posto del farmerista? Quale? Ciantalino non mi sta scaricando le patate. Il ranghinatore. Ah, non puoi... Sì. Non puoi... Bene, Non credo perché sono patate. Non è che potresti portarlo al civile. Allora, mo fermo tutto il trattore, eccetera. Sì. Incassiamo? Incassa pure la missione. Allora, io qui c'ho un Valtra nero che mi sono fregato da qualcuno con le falciatrici. Sono delle missioni. Sono delle missioni a campo 1, ma hanno finito di falciare. Ah, ok. Vedi se ce n'è un'altra nel frattempo, ma non credo. Ma hai incassato la missione? No? Ho venduto il mais. Allora, campo 12. Raccogli. Poi c'è campo 10, che è quello delle... Del mais. L'hai venduto? Sì. Quindi raccogli. Perfetto. Comunque dall'interno il... Il T5 è osceno, sporco dall'interno. Siamo a 500.000 di euro. Ottimo, adesso vado a scaricare Lorenzo. Dove sei, Lorenzo? È dall'altra parte. È alla fine dell'altra parte. Perfetto. Io sai cosa faccio? Se qualcuno vuole si può anche iniziare a seminare 17. Io l'ho quasi finito di applicare. Ecco, prenditi una seminatrice, vai a seminare campo 17 e metti colza. Va bene. Allora, una seminatrice, vediamo. Vai in farm, guarda cosa c'è lì, se c'è qualche trattore libero. Prendo il Fend, dai. Pure se io pure sono libero. Anche Matte è libero, giusto. Aspetta un attimo. Guarda, ti lascio qui al campo 11, tra il 10 e l'11. Sono qua, adesso scendo dal trattore, dallo Steyr. E ti lascio qua da correre dietro alle due trebbie, da tenere vuote le due trebbie, che è la missione che va scaricata la roba al ristorante. Ok. Quindi abbiamo detto colza. Che campo? 17. Ok, però devo... Scusate, ma super... qui c'è un Valtra nostro anche, qui dove ci sono le pecore. Sì, però eccolo piccolino. Sì. Allora, però mi serve semi, vediamo. Allora, porto a posto. Devo andarli a prendere. Ciao Spiro! Porca Madonna. Tratteniamoci sulla live, strong. Tratteniamoci un po' in live. Allora, la strong è comoda quando c'è sul caspita, quando ti incastri poi. Allora vediamo. Negozio. Eccolo qui. Allora, qui abbiamo un Valtra, abbiamo un 1003 liberi. E chi è che sta usando il nostro T5 che aveva il caricatore frontale? Gianluca. Io. E pure cominci.
No, perché a me non serve la pena. Per tirare su le balle, cioè, Luca. Stemi, devi comprare qualche plantare, eh? Di semi. Mi costi un capitale di semi oggi, ragazzo. Ma mi sto seminando l'anima, veramente. 1, 2, 3, 4, 5. Basta? Sì, per adesso sì, dai, per 5 minuti stiamo bene. Allora, il New Holland è il caricatore frontale sul campo 1. New Holland è al campo 1, sì sì. Campo 1. Io ora sto portando le palle. Se ti serve il caricatore, c'è qua il Massey Ferguson qua. Ah, no, era per allora una missione di trasporto intanto, ma... No, ma tanto non ci serve il... No, infatti. Non vi serve? No, allora... No, no, prendilo pure. Allora, faccio così perché è lungo, se no. Ripristina. Cristina? E ripristina. Eccoci. Allora. Il T5 fa schifo dall'interno quando, quando non è aggiustato. L'anima è qui, tu lo fai. Non puoi immolarti una. Pedimele e portimele. Mi sono arrivate le castagne. Ah, wow. Qua in paese oggi facevano la castagnata, come tutti gli anni. Il problema è che non potendo fare ammassamenti, allora hanno fatto la proloco, ha fatto le castagne. E per chi le prenotava, gli portavano il sacchetto a casa. Consegna a domicilio. Ah, per mantenere la tradizione della castagnata. Giusto. E mi sono appena arrivato. Ha fatto gli spaghetti con le castagne. Ah. Sto arrivando. Sì, questa stagione non è ancora cominciata. Thomas, se vuoi, ti prendi una seminatrice, vai al campo 17, che metti cosa. Sì, sì, così mi aiuti, perché questa è piccolina. Guarda, se non hai niente da fare, c'è qua un Valtra in farm. No, ma era per portare il trattore in farm. Simo ha lasciato il server. Allora prendiamo la missione di trasporto 2500 dalla stazione di Mungitura a Ranch. Allora la stazione di Mungitura è questa, è Ranch. Ma sta andando bene? È qua. Okay. Beh, taglio per campi, va. Devo andare su fino a cima. Sei quasi arrivato, Obe, basta che giri e taglia per le rotaie. Infatti, quello... Occhio al treno. Una per bene. Devo fare la mia stessa cazzata che ho fatto prima, cavolata che ho fatto prima io. Occhio al treno. Emanuele ha fatto conoscenza con il treno prima. Esatto. Io ho le ruote sottili, prima di... di entrare nel 15 e lasciare le rodate, quindi... Mm. È peggio dei semafori, quelli con la telecamera. Appena diventa rotto. Sincro di Simo. Con la... Tutto in minuscolo stavolta. Allora. Per non farsi riconoscere. Dice, vai, può darsi che non se ne accorgono. Esatto. Prossima volta Simone, un'altra ancora, Simino. Allora. La battuta brutta che ho fatto. Però. Fino adesso 159 visualizzazioni della live. Però non male. Buonissimo. Buono. Allora, sto andando. La sala Pif, dove stai andando? Appunto. Sempre lo stesso. Anche io. A Pif serve il navigatore di. Sì, infatti, ma. Ma Thomas non ha Discord? Ah, questo è il nostro, bisogna finirlo. Thomas, se ti servono semi, li trovi in negozio. Stiamo seminando colza sul 17, ok? Allora, la sala a mungitura. Ecco. Ciao. Ma avete finito di parlare alla strada? All'uno. Figo. Allora,
No, aspetta, l'herpice va di qua. Quanto odioso sto campo. Ma perché man mano che mi avvicino il puntino giallo si allontana? Maledetto. Scherzetto burletto. Puntino burletto. Cheat. E diamo un occhio ai nostri campi, quelli i due in fondo, che non siano cresciute le erbacce nel frattempo. Do un'occhiata io. Allora. No. Ok, ho scaricato le balle, ora devo prendere le altre. No, non sono cresciute le erbacce. Meno male, meglio. No, se no si poteva, uno poteva passare l'erbicida per quello. Il 22. Senta, mi puoi ripristinare il Shondir, il coso. Sono al finire. Sia il Shondir che il raccogliballe. Sì. Vabbè, tanto te lo glielo ripristini te, Spiro? Sì. Si rifiuta anche di ripristinarlo. No? Al finire. Quando si parla di è pure il ecco, grazie. Fatto. Un'altra missione, erba la discarica. Oh, abbiamo finito tutte le missioni. Dio santo, tutte quante. Super operativi. Sì. Quella dell'avvolgimento a balle, 5 minuti e l'abbiamo finita. Forza il 17, chiede Thomas. Sì, sì, spero che scrivo. Ah, oh, che grande bif. Io sono pieno. Il campo della canna da zucchero, perché è il nostro campo 18. In teoria non dovrebbe ricrescere la canna da zucchero. Io l'ho raccolta. In teoria dovrebbe ricrescere anche, giusto? Sì. Però mi sembra che sia ferma. Perché hai il tempo all'uno, cioè. No, ma abbiamo passato la notte. So se è cresciuta magari durante la notte un po'. Sì, la canna da zucchero mette molto tempo, se non sbaglio. Sì, sì. È in fase di crescita. Ci impiegherà il doppio delle altre culture. Proprio perché ti cresce tre volte, quindi. Qualcuno col carro devi tenere conto che. Ecco, arrivo. Devi tenere conto che non siamo su Minecraft. Sì. Che non crescono tipo in due minuti. Con la bone meal. Basta prendere un po' di bone meal. Esatto. Uccidi qualche scheletro e via. Ma io vorrei sapere perché mi metto a litigare con questi bancali io tutte le volte. Se vuoi stare libero, eh. Chi è che è salito? Chi è che mi ha fregato il trattore? Simo! Vai indietro, Simo! Prova a esci da quel bancale. Ah, scende dal trattore, ok. Ah, non me l'ha neanche legato. Te l'ho messo su con... Ho tirato la ciglia convinto e me lo lega. Qua c'è una roster mash abbandonata. No, è piena. Non avete avuto una balla. Ah, è piena, perché non mi sono anche qua. Piena anche la mia. Chi le stava usando?
Bella. L'arma tra... Oh, sono riuscito a scaricarlo. Metterò su di noi. Alto. Perfetto. Arma. Sono schiattato sul top. Ottimo. Grazie Simo. Allora, facciamo un giretto panoramico. Andiamo su da qua. In teoria su di qua dovrebbe esserci un ponte. Allora, il ponte qua, dopo vengo giù per questa strada qui e vado su di qua. Ottimo. Ci vediamo la peggiante. Pari uccisioni di giorno. Prudenza, sempre. Sempre, certo. Allora, sì, come missioni siamo, siamo fermi, allora magari finisco sta missione di trasporto, dopo possiamo mandare avanti un po' il tempo, tipo un paio d'ore. Aspetta. Vabbè, a me no, perché state seminando il campo. Esatto, mo lo sto dicendo. Quando si finisce di seminare possiamo andare avanti il tempo, così magari intanto crescono altri campi nostri. Ma quel campo d'erba nostro che c'è giù vicino alle mucche è cresciuto? Quale? Il 21? Sì, sì, sì. Magari si può, però non abbiamo... Abbiamo le falciatrici? Abbiamo una falciatrice, sì, abbiamo una piccola. Quella davanti. Si potrebbe falciare e magari prendere a noleggio un'imballatrice o comprare un'imballatrice tonda. Secondo me bisogna comprarle. E fasciarle, fare insilato da andare a vendere, così guadagniamo un po' di soldi da quel campo lì anche. Poi con le... Perché fieno mi sembra che con le... fienile ne abbiamo un ragazzo. Allora, dovrebbe essere questo. Vabbè, poi no. Con le palle, 12.000 con litri. Le palle fasciate ci facciamo un fracasso di soldi. Sì, perché abbiamo 12.000 litri. Ne danno un sacco. Paglia ne abbiamo 247.000 litri. Intanto io mi sono ritrovato in mezzo al campo 8, che è pieno di erbacce, per guardare le cose. E dopo magari guardiamo, bisogna investire questi soldi, sì, infatti. Ah, Gianluca, come si chiama su Discord? Sono quello col gatto. Gatto. Ah. A me sembra di averti già... Ah, infatti ti ho come amico. Che ti chiami su Discord? Ciao, Biff. No. Non è il mio nome. Come ti chiami? È zio. Sì, come ti chiami? Zion, ma non è un nome. Ah, mi hai chiesto. Ah, forse ti senti. Sì, forse. Ok. Io ho mandato l'amicizia a Chantalin. Bara, non l'accetto. Non ho nessuno praticamente su Discord. Ho sempre rifiutato tutti su Discord. Non per cattiveria, ma. Tra Facebook e Instagram. E Instagram e seguire YouTube. Come lo? Non ho mai accettato niente su
Discord. Mi sembra che guarda, vado a vedere, ma per farti capire, amici tutti, ho quelli gli Agricolarum e neanche tutti, neanche quelli. Male, male. No, no. No, okay. Anche perché seguo i messaggi su Messenger che mi scrivono come Coppa Agricolarum, i messaggi che mi scrivono come Ciantalin Nonesa, dopo sono in un gruppo Telegram che sono dentro quasi 500 iscritti. 1200 persone. No, gruppo Telegram. Ciantalin, sai che ci sono anch'io in quel gruppo? Sì. Aspetta, chi è che sta parlando? Perché io dico sì, ma non so chi sta parlando. Hai presente il Lorenzo con in parte dei trifogli? Oh, cosa c'è di immagine? È un un fiatagri. Che ci vuole il segretario tra un po', Chandrin? Che ci vuole il segretario tra un po'? Sì, la segretaria. La segretaria. Devo essere su Telegram. No, il bello è che anche su quel gruppo di Telegram, allora sono entrato, come tutti del resto, dopo un po', c'era gente che chiedeva aiuto per qualcosa, gli ho sempre risposto, ho sempre cercato di aiutare, insomma, nel limite del possibile, di natura sono fatto così, se vedo qualcuno che ha bisogno di aiuto, tendo ad aiutare. Ce l'ho di mio, infatti sono in vari gruppi di associazioni di volontariato, anche quelli del mio paese, quindi... Ah, ok. E senza volerlo, perché io non volevo prendermi impegni, però mi hanno messo tra virgolette negli admin anche di quel gruppo lì, perché l'admin ha visto che sono quello che aiuta un po' di più, e allora m'hanno dato il compito di segretaria, ecco. Infatti se tu entri su quel gruppo lì mi vedi proprio non come amministratore ma come segretaria. Ah, ok. A mandare un messaggio vocale un po' tutti. Però quando hanno dato il gioco gratis sulla PlayStation e che sì, c'erano roba come 200 messaggi al giorno di gente, non so come si gioca, qualcuno mi spieghi. No, io l'ho comprato. Arrangiati. No, io l'ho preso serve un attimino di comunque, comunque io ti ho scritto su Telegram, hai presente uno che ti ha chiesto come si faceva a scaricare le mod esterne? Mi sembra di sì. Ero io. Ah, ecco. Chissà quanta gente l'avrà chiesto. No, l'ho chiesto a lui perché ho completato quella del allora balle al campo 1. Christian, come siamo? Abbiamo finito? Che ho visto che mi ha dato finito il sì, l'abbiamo finito. Raccolte tutte al campo 11, manca ancora un sacco. Sì, completato. Ok, allora andiamo a raccogliere anche i soldi della missione. E siamo a 519.000 euro. Una bella CR1090. No. No, CR1090 ora... no, però... Una trebbia si potrebbe sostituire. Adesso vediamo quale delle due... Raga! No, un bel trattore con i dischi gialli. No. Devo andare a mangiare, però... Sto nel server su Discord che dopo ritorno. Ah beh, fra un quarto d'ora, 20 minuti chiudiamo, quindi non è alle 7:15, okay. 7:30 al massimo chiudiamo. Quindi al limite se ci siamo ancora puoi rientrare dopo. Ma siccome siamo anche è ben uscito qualcuno. Sì che posto libero ci sarebbe, ma al limite se ci siamo ancora puoi fare la sincro dopo, intanto esci, dai, che se va bene, va bene. Qualcun altro.
Intanto posso stare su Discord. Sì, va bene, basta che ti muti, che non si sì, senta sotto la televisione o roba del genere. Buono. E eventualmente, se magari ripetiamo domenica prossima, se vuoi venire, siamo qua. Insomma. Sì, ogni domenica penso di esserci, non lo so. Vediamo. Vabbè. Comunque. Vediamo dopo. Ok, buona cena. Ciao, buona fila. Grazie. Ciao. Cianta, non è che mi potresti comprare tipo il caricatore frontale del John Deere? Perché ha il caricatore frontale questo? No. Si può mettere. No, c'è già qua. Ok. Ma io trovo la scusa per non Cianta, ma per favore, fai la manutenzione al T5. È orrendo, se no. La manutenzione? Ah, oh, è pieno. Sì, per favore, è orrendo. Sì. È pieno. Sono caduto io. Bisogna fargli il gasolio più che altro. Ah, l'ha fatto? Sì. Ah, ok. Ho visto Matteo. Fammi vedere un attimo. Aspetta che sgancio sto rimorchio. Rifai la sincro. Dai, andiamo a fare il pieno insieme. Pena. Scusate, sono crashato, ritorno. Ho visto. Sì. C'è un aspetto che vengo anch'io te, con te. Vieni. Facciamo pieno insieme, che questo è quasi finito. Anche questo sono. Ci sono tipo due attacche. Anch'io. Guarda che è tutta una scusa perché vuole farti pagare a te. Carta di credito di Mr. Leopold sul conto. Esatto. Illimitata. E via. Furbetto. Carta gold. Ciao. Scappi Simo? Puoi farlo Gianluca, te sì. Mi hai detto qualcosa? No, chiedevo se ti lasciava fare casoglia. Sì, me la faceva fare, me l'ha fatta fare. Aspetta che mi sono perso. Alex! Magari con me. Alex Martino Doc, ciao Alex, scusa, vedo adesso il messaggio in chat della live. Daniele Squerzanti, non mi si apre più Farming, cioè si apre ma si richiude subito. L'hai aggiornato alla nuova patch? È uscita in questa settimana la nuova patch? Cento. Imballatrice può prenderla ora. Adesso guardiamo. Okay. Magari possiamo direttamente prendere quella quadrata. Ma guardiamo, insomma, riprendiamo quella tonda. Iniziare, vediamo un attimo adesso. Perché volevo prendere la trebbia. Allora, guardiamo la trebbia che potremmo prendere. State già c'è quella. Il nostro campo? Ascolta, la vuoi prendere già una potente molto? Perché magari possiamo prendere quella della case. La self 40. Vediamo quanto costa, adesso guardiamo. Allora, noi abbiamo la Rostelmash e la T32. Allora, si potrebbe prendere no, la case possiamo prendere. Si potrebbe prendere o la Rostelmash, la 151, o la Ferguson, o la John Deere, la T560. E se no la S790? 390.000. Tanto per 4.000 litri in più di capienza. Più che altro sono le lame. Anche per quello. La T560, 7,60 m.
contro i 13 metri. 13,7 all'alto, 9 metri. Sarebbe meglio quella della scintilla. Perché riprendiamo la scintilla? Comunque abbiamo troppi trattori che non usiamo, secondo me dovremmo vendere. Se siamo dentro in 12 come prima, i trattori servono. Ah vabbè, sì. Ma fai il conto che comunque stiamo sempre usando, stiamo sempre facendo missioni. Sì, però man mano che andiamo avanti, se ingrandiamo le attrezzature, non prendiamo più i mezzi delle missioni, ma usiamo i nostri, che è più vantaggioso. A questo punto prendiamo la case super mega gigante, così... Infatti l'ho detto. Sono 420.000 euro, tanto, più la lama, andiamo a spendere... Non fa niente, vabbè, si rifaranno. Io prenderei invece la John Deere, la 560, che costa 285.000. No, io con la prenderei... Con la lama da 7,60 m. E se prendiamo la Master Ferguson con la lama, qual era quella lama? Quella da 9 metri con il carrellino suo? Il carrellino suo non è della Ferguson, ma della... No, della esatto. Prendiamo la lama della Rostelmash e prendiamo esatto. La trebbia della Ferguson. Esatto, esatto. La trebbia della Massey Ferguson, la Activia 7347S con la lama da 9 metri, quella con carrellino della Ocean. Tanto se non possiamo prendere, te l'ho detto, quella John Deere con le doppie ruote, tanto si possono togliere le doppie ruote. Ci rimarranno sempre 50.000 euro, ma tanto si rifaranno i soldi, perché contando anche comprare la lama. Allora. Secondo me sarebbe meglio prendere quella John Deere, quella grande. Sì, ma non ha... sì, per avere 4.000 litri in più di capienza, capisci che non ha senso. È più una questione di lama, secondo me. No, ma... Ascolta. Di lavorazione costa 89.000 euro, c'ha 13,7 metri, sì. C'ha 13 metri e ce le sfoldiamo subito i campi. Sì, però è troppo. Devi 3,90 più 90.000 di lama sono 480.000 euro. Sì, però capisci che preferisco prendere, cambiare anche magari, prendere una trebbia più piccola, risparmiare un po' di soldi per prendere una seminatrice magari più, sostituire magari anche una seminatrice. È quello, no, il discorso? Anche no. Perché non è che trebbiamo e basta, dobbiamo anche seminare, dobbiamo anche fare altre cose, quindi è inutile che vado a sputtanarmi tutti i soldi per la trebbia e dopo andiamo a seminare con la seminatrice da 2,5 metri. Anche perché sto seminando io con la seminatrice da 2,5 metri. È un'assurdità quella, no? Perché tipo seminatrici, noi adesso ne abbiamo due da 3 metri e la Agromaz da 3 metri sempre. Abbiamo tre seminatrici da 3 metri. Capisci che preferisco risparmiare un po' di soldi sulla trebbia e andare a spendere 76.000 euro per la Baderstadt da 6 metri, che andiamo a raddoppiare quello che è la semina. Tanto vale prenderne una uguale a quella che abbiamo ora. Cosa? Ciao Thomas, buona cena. Ciao. Ciao Thomas. Ciao Thomas, buona cena. Vabbè, la Rottenmass, la nuova 330 è piccolina. Invece fosse fare come diceva
Obe, prendiamo la Ferguson, la MF Activia 7347S e gli attacchiamo la lama da 9 metri della Rostelmash, che con 260.000 euro siamo a posto. Dici? Facciamo così. Allora, compra la Ferguson e la invece di seminatrice quale prendiamo? Compra. Ok, dopo qualcuno che prenda la trebbia nuova, se va su a dare una mano a trebbiare al campo 11, che sennò in due diventa. Ricordate che la lama questa qui va, una volta abbassata si stacca, bisogna riattaccarla perché sennò non va bene. Poi qualcuno che è libero può venire a scaricare lo style? Biff, sei libero te? Sì, sono libero. Vai su, svuotare terra, rimorchio. Ok. Perfetto. Poi se vuoi il cambio, Biff, vedrebbe lui, vado io, come vuoi, Okay. No. E il campo 11 da trebbiare? Sì. 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 Ah, ma io sto seminando a cazzo. Poi dobbiamo comprare l'imballatrice, abbiamo detto, che serve? L'imballatrice, vabbè, prendiamo la New Holland, costa 40.000. Tecnologia per balle, 40. Poi il fascia balle che costa, mi sa, però 70.000. Mi sembra che ce l'abbiamo già, il fascia balle. Aspetta. Mi sembra che ce l'avevamo. Guardo io. Io mi finisco di fertilizzare il 17, perché okay? Abbiamo già il fascia balle, l'imballatrice, già. No, non ce l'abbiamo. L'imballatrice non ce l'abbiamo noi, l'imballatrice. L'imballatrice no, non ne abbiamo. Sì. No, era della missione. Era in farm. Era tutta roba della missione. Allora serve prendere l'imballatrice e vabbè, il fasciatore possiamo anche noleggiarlo per un attimo, insomma. Allora, prendiamo l'imballatrice. Ok. Ah, che si poteva prendere questa che fascia già. Si poteva prendere la Kun, che imballa e fascia, per 76.000. Ma destra sinistra, poi ti serve solo l'imballatrice. Ah beh, imballa normale, non, e quello che non può fasciare lo sputa fuori come un'imballatrice normale. Ah. Guarda, sì, aspetta, se lo vendo subito mi ridà gli stessi soldi. Vado su, magari ascolta, possiamo comprarci anche un carrello nuovo. Uno grande, o lo abbiamo già? Carrello che cosa? Carrello Marco. Grande per... Abbiamo appena preso quello da 21.000 litri da attaccare a quell'altro. Ah, no, ok. Ballatrice. L'orzo al ristorante, vero? Sì. Ok. Più che altro chiede più cavalli questa. 110 li abbiamo. Mi sono schiantato un palo. Allora. Secondo a sinistra. Ma sbaglio, troppo alto rimane. Guarda. 44.000, ci abbiamo perso 5.000 euro. Ah no, ok. Allora prendiamo questa. Lamina bianca, sì, compra. Oh. Che placcata. Imballatrice che fascia anche con presa. 176.000 euro, andiamo a vedere per le seminatrici. Allora adesso ne abbiamo 3 da 3 metri, possiamo venderne 2 da 3 metri e prenderne una da 6. No, vendi solo una. Ne vendo una.
E perché ci siamo dentro in tanti, metti che anche quella da 3 metri può tornare comoda. Esatto, si può andare a seminare in 3. Vabbè, fai 3 più 3 più 6, sono sempre 12 metri di semina. Esatto. E devi prendere il rimorchio per la palla. Scusa, Santolino. Prendi il rimorchio per la balla, quello che si chiude. Ah, ok. Allora. E io taglio Tullio anche fuori campo. Seminatrici. Allora, c'è l'agromat che vale 18.000 e le altre valgono 8.000. Ah, questa è riuscita. Sì, è che queste due piccoline tengono 1000 litri. C'è l'agromat. Non capisco perché l'MT3 non va più giù la lama. Devi staccare e attaccare. Sganciala e riagganciala senza chiudere il rimorchio, le ruote lì. Il carrello. Che non, okay, è la, ora va. Non è la sua e allora fa quel bug lì, però basta sganciarla e riagganciarla. Sì. Io ne vendo una di quelle piccoline perché seminatrice, anche se mi dà solo 8.000 euro, ma... Ma il campo di 17 l'avete seminato? Sì, cercando il fertilizzante per... No, Matt, non farlo da questa direzione, farlo dall'altra, che sennò poi ci incasiniamo. No, perché manca uno stadio di fertilizzazione, ho visto. Lo so, ma io sto cercando lo spargi fertilizzante. Sta sul Fiat 1003. Che campo? Ah, eccolo, sì. 17. Ah, è stato seminato? Sì. Sì, però non è stato fertilizzato. Ok, non rovina niente. Si poteva fertilizzare prima, che così adesso si poteva dare il secondo stadio. Porca miseria, aspetta. Sì, mi sposto. Dipende, se si fertilizza con il letame, sì. Se con i chimici, no. Vengo io, dai. Corallato. raga, mi è venuta un'idea. Magari possiamo... Mettete l'andana della paglia all'orzo. Sì, possiamo fare le balle di paglia. Non si raccoglie. No, perché è una missione. Non te le lascia raccogliere. Ok. Speriamo che basta sto, ma vado in negozio a prendere un po' di fertilizzante. Allora, abbiamo detto che ci serviva la seminatrice. Pieno, hai visto? La vada stat da 6 metri. Aspetta, guardiamo insieme, vengo anch'io. 180 cavalli. Abbiamo poche scelte, quella, perché la Horse da 9 metri chiede 270 cavalli e non li abbiamo. Quale vuoi dire te? Quindi la Vaderstadt, la Rapida 600S. Quanto costa? Ok. 6.000. Comprata. Sì, possiamo prendere questa. È l'unica. Se no possiamo prendere l'altra che è di 9 metri, che costa 30.000 euro in più. Chiede 270 cavalli e non li abbiamo. Fa niente, ci compriamo un Fender 1050 vario. Madonna, fra 6 mesi, tanto li abbiamo i soldi. La versione Leopold magari, così sì. Almeno... Ecco. Devo metterla sul server però. Basta che non è un Deutz. Mi verrai deluso. Basta che non sia un Mac. Esatto. No, perché altro Messi si è giocato il posto. Cioè, è stato troppo gentile, Spira, se no eri già bannato. Sì. Lo devi rifare da capo. Già la pupazza. Secondo me l'ha fatto apposta il Deutz. Viene una stata cosa voluta. Ma no, che bisognava specificare sul regolamento solo Windows, no, anche me. Certo, è vero. No, forse mi sono del negozio. Sempre in amicizia, Matthew. Ma ci mancherebbe. Non mi offendo per così poco.
Chantalin, puoi prendere un po' di fertilizzante? Non ti sto facendo comprare tutto oggi. Oggi hai fatto spendere dei soldi. Dopo la fatica al campo di patate. Eh beh. Poi prendo anche le patatine. 5 sono abbastanza? Sì, sì, ne bastava anche uno. No, metti a montare. Che schifo. Solo 13.000 è un po' brutto per l'attrebbiatura del campo 11. Ma in teoria incassi da quello che avanza. Dal raccolto. È vero. 50.000 penso che ce li facciamo. Da cavolo, sono finito. Penso, non lo so. Spero. Ah no, io sono così pieno. Chi è che ha i cassoni? I carrelli. Sono pieno io. C'è Spiro che ha preso gusto a falciare. Forse. Io stavo falciando mezza mappa. Luca Minone. Ciao Luca. Ciao. Ciao. Daniel Squerzanti diceva prima che non riusciva a aprire il gioco e dice che ce l'ha da Steam. In teoria da Steam dovrebbe farti e chiede se possiamo aiutarlo. In teoria da Steam ti fa gli aggiornamenti. Aggiornamento. Quindi. Sì, sì. Appena avvisi, lo fai in automatico. Appena provi ad aprirlo, lo aggiorna. Arrivo, sto arrivando. Non addirittura d'arrivo. Sempre se connesso a internet. Sono addirittura d'arrivo. Se qualcuno non ha niente da fare può venire a fare le balle. Sto arrivando. Campo. Ah, ok. Noi qua abbiamo sfalciato il mondo. Che okay, tu sei pericoloso con quel macchinario. Se aspettate lì ancora un po' a venire a imballare, vi sfalcio anche la colza al 22 adesso. No, facciamo un barre di colza. Non lo dovevi lo dovevi tenere nel silo, non lo dovevi vendere. Cosa? L'orto del campo 11. E è una missione. Pensavo che lo facesse mettere. Pensavo lo facesse mettere. Non riesci a finire la missione, semmai quello che avanza. Quello che avanza, missione finita, lo puoi. A paglia. Lo puoi stoccare nel tuo silos invece che venderlo. Oddio. Ma solo quello che avanza. Che schifo. Perché sennò non ti dà missione finita e se non la finisci ti fa pagare, insomma. Più sonno. Sono più giovani di una volta, no? Non sono vecchio, io non sono giovane. Sento la vecchiaia ormai. Ti rispondo perché sono in diretta. Tu vai appena a spegnere la diretta, ti rispondo. No, Piff è strano, no? Piff è strano. È strano. È già un veneto che ha la grigliata, porta il prosecco e non lo beve perché non beve perché ha stemio. È già una bestemmia di suo così. Ecco, madonna, dillo anche, ne? Sì, alle 8 di sera che si stava benissimo, arriva lui con la felpa. Davanti al braciere poi, non è. Oh, un po' di erba l'abbiamo tagliata. Che gasolio va davanti. Oh, chi è che sta balla qua? Rotolante.
Stavo tagliando l'erba qua, mi sono visto arrivare giù una balla, tu. Ah, ti sei. Io ragazzi devo scappare a cena. Ah, fra un attimo chiudiamo. Buon appetito. Buona cena, Piff. Ciao Piff, il tempo di finire di fertilizzare. Ciao. Ciao Piff. Ciao Piff. Ciao Piff. Ciao Piff. Ciao ciao. Però ora qualcuno dovrà smettere di trebbiare per portare il coso. Per portare l'orto. Matto, se stai fermo per favore. Non ho capito. Fermo che devo fare una cosa. Ok, vai pure. Fuori una balla, pronta l'altra. Qual è l'imballatrice che può fasciare anche? Sì, la sì. Ma quella imballa, cioè, può solo fasciare oppure può anche fare da imballatrice normale, diciamo, per paglia o cose così? Se tu imballi paglia, lui la butta fuori e te la scarica senza fasciarla. Wow! Ecco, oggi ho scoperto una nuova cosa, vabbè. Infatti, perché io non ho mai usato la verità, quindi... Io che pensavo... Io qualche mese fa avevo provato, mi sono rimasto malissimo quando l'ho scoperto. Mm. Vai, vai, Matt. Dopo c'è la sfida con delle New Holland. Non è che può venire qua a prenderci l'orto, che siamo quasi pieni. Mm-hmm. Adesso cominciamo. Almeno io sono pieno per l'orto. Adesso cominciamo. 70%. Il tempo di arrivare in farma. Io ho finito di fertilizzare. Sì. Io scappo, devo scappare, quindi... Sì, adesso bene o male tutti andiamo a cena. Sì, sì. Abbandoniamo tutto com'è e dopo guardiamo magari domenica prossima se si va avanti con un'altra live e continuiamo con i lavori che sospendiamo adesso. Mi lasciamo qua le trebbie? Sì, sì. Sì, sì. Allora, innanzitutto voglio ringraziare gli Agricolarum che oggi sono stati in live con noi. Inizio da Spiro che è admin. Buonasera a tutti, ci vediamo alla prossima. Poi per anzianità di servizio c'era Pif, che mi sembra che è già andato via. Sì, che sì. Poi c'è Christian. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Ciao. Matt 88. Ciao a tutti ragazzi. Poi è passato anche un ex agricolarum farmerista, lo salutiamo. E poi ringraziamo per aver giocato con noi. Allora, guardiamo chi c'è adesso. Adesso c'è Manuel. Ciao a tutti, grazie. Gianluca Pisano. Salve. Un altro agricolarum, ditemelo, che mi è scappato. Obe. Ciao, buona domenica.
nostro Obe. E dopo che ha giocato con noi c'era anche Lorenzo l'agricoltore, si chiamava, poi c'era l'altro che non mi ricordo come si chiama. Thomas, c'era Thomas, Simon, Simo. Dopo grazie a te Gianluca Pisano, che dovrebbe essere qua ancora. Sì, sì, ci siamo. Eccolo. E bon. Dopo l'altro zio vado alla pesca, non mi ricordo più, che era un nome talmente strano che non me lo ricordo. Usate dei nomi troppo strani, dopo io non mi ricordo più come chiamate quando vi devo salutare. Intanto c'è Busco82 che ci saluta e ci dice ci vediamo alla prossima live. Ciao Busco. Ciao Busco. Ciao. E bon, chi c'è l'ho salutato, scarico quest'ultima balla e ci sentiamo, magari penso che domenica prossima potremo fare un'altra live. Quindi ciao a tutti, buona domenica sera, buona settimana e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. 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 È già uscito Spire, è scappato via.